Bentrovati a tutti i telespettatori di Tele Liguria Sud per il consueto appuntamento con Mare Sicuro, la trasmissione in collaborazione con la Guardia Costiera della Spezia per la sicurezza di bagnanti e diportisti. Cominciamo ora con le manifestazioni che si svolgeranno in mare nel weekend. Sabato 5 settembre, dalle ore 10 alle ore 18, nella rada interna ed esterna del porto della Spezia si svolgeranno delle regate veliche organizzate dalla sezione velica Forza e Coraggio. Domenica 6 settembre, dalle ore 11.30 alle ore 16.30, nel tratto di mare compreso tra la foce del fiume Magra e l'isola del Tino, si svolgeranno delle regate veliche organizzate dal club nautico Foce Magra. Nelle zone interessate dalle manifestazioni in parola, è fatto obbligo a tutte le unità in transito di procedere con la massima cautela e di prestare particolare attenzione, tenendosi a distanza di sicurezza dai partecipanti alla regata, ad eccezione delle navi sia mercantili che militari che impegnino le rotte obbligate da e per il porto della Spezia, come individuate dall'idrografia in vigore. Passiamo ora al bollettino del mare, che si può anche ascoltare sul canale 68 del VHF. Per tutto il weekend è previsto mare calmo con brezze leggere dai quadranti meridionali. Ed ora la parola al comune di seconda classe, Anna Sternativo, che ci darà alcuni consigli per la nostra sicurezza. Ogni località della nostra bellissima nazione ha le sue peculiarità, perciò per disciplinare i vari settori di interesse occorre emanare ordinanze che tengano conto delle caratteristiche del territorio. Per quanto concerne i limiti di velocità a mare, nella provincia della Spezia la disciplina varia a seconda della zona in cui si naviga. In particolare, nei porti non si possono superare i 3 nodi. Nell'area B del Parco delle Cinque Terre, nella fascia di 300 metri della zona C, il limite di velocità è di 5 nodi. Nel passaggio di Porto Venere, nell'area Parco di Porto Venere e nella zona tra Moletale e Porto Mirabello non si può navigare a più di 6 nodi, mentre il limite è di 10 nodi nella zona C del Parco delle Cinque Terre e durante la stagione balneare a meno di 1000 metri dalle coste sabbiose o 500 metri dalle scogliere a picco. Nel canale di Porto Venere, all'interno della congiungente tra Mole Italia e Porto Mirabello, le sole unità che trasportano passeggeri possono raggiungere una velocità massima di 8 nodi. In alcune zone, inoltre, è completamente vietato navigare. Oltre che nelle zone militari, la navigazione è vietata nel seno di Panigaglia, tra Le Grazie e Fezzano e nella zona A dell'area marina protetta delle Cinque Terre con unità a motore, mentre per navigare nella zona B occorre l'autorizzazione dell'ente parco. In ogni caso, nell'area marina protetta è vietato l'ingresso alle unità superiori a 24 metri di lunghezza. Anche l'ancoraggio non è consentito dappertutto, infatti vige il divieto di ancoraggio nel canale di Porto Venere, tra Punta Beffettuccio e Punta Secca, nella parte interna della caletta tra Lerice e Fiascherino e nelle zone A e B del Parco delle Cinque Terre. Se avete ulteriori dubbi e preoccupazioni in merito, non esitate a consultare il sito web istituzionale www.guardiacostiera.it. Grazie Anna per i tuoi preziosi consigli. Ricordiamo comunque che per ogni emergenza in mare è sempre attivo il numero blu 1530, gratuito da telefono fisso o da cellulare, oppure il numero unico di emergenza 112. Anche per questa settimana da Guardia Costiera è tutto. Arrivederci alla prossima settimana, sempre con Mare Sicuro.